Un'Europa a 26, un nuovo patto di bilancio senza la Gran Bretagna, si è concluso a Bruxelles il vertice europeo per il salvataggio dell'euro, il nuovo accordo dal 2012 alla BCE e il fondo salva stati. L'Italia ha svolto un'azione importante, l'Europa ha apprezzato le misure italiane, le parole del Premier Mario Monti da Bruxelles. Prosegue alla Camera la discussione generale sulla manovra Monti, presentati 1.300 emendamenti, per ora niente fiducia. CGIL, CISL e UIL chiedono di incontrare Monti, mentre la Chiesa si dice disponibile a discutere sull'ICI. Esplode a Roma un pacco bomba contro una sede di Equitalia, ferito il direttore, si segue la pista anarchica. Tornano in piazza le donne, torna se non ora quando, domenica 11 dicembre, tanti appuntamenti in molte città italiane. Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati su PD Oggi. L'avete sentito dai nostri titoli, ci occuperemo di Europa, di manovra soprattutto e poi anche di questa bellissima manifestazione, questa nuova mobilitazione di Nessun Ora Quando. Saluto la nostra ospite che è Francesca Izzo, appunto fa parte del comitato organizzatore Nessun Ora Quando. Buonasera. Buonasera. Ben ritrovata. Allora andiamo subito in Europa, dove appunto avete sentito le notizie, saranno 26, non appunto 27 i paesi che aderiscono al nuovo accordo intergovernativo dell'Unione Europea ad affiancare al trattato dell'Unione per unione di bilancio con regole più stringenti. Solo la Gran Bretagna ha deciso di rimanere fuori. L'accordo sarà firmato il prima possibile, ha detto al termine del vertice il presidente dell'Unione Europea Herman Van Rompuy, aggiungendo che il nuovo trattato nascerà con un'ampia consultazione con tutti gli attori, in particolare il Parlamento Europeo. Un certo rammarico è stato espresso da Van Rompuy e dal premier italiano Mario Monti per la mancata adesione della Gran Bretagna. Il presidente delle Commissioni dell'Unione Europea José Manuel Barroso ha parlato alla fine di un impegno impressionante gli stati dell'Eurozona per salvare l'euro, mentre la cancelliera Angela Merkel si è detta molto contenta per l'appoggio della BCE al fondo salva stati perché lo renderà più efficiente. Allora vediamo il servizio di Euronews. La riforma 27 dei trattati europei inciampa sul no del Regno Unito. A Bruxelles si consuma la spaccatura dell'Unione. Dopo una maratona negoziale durata oltre 10 ore, i leader dell'Unione non sono riusciti a trovare l'unanimità su come salvare la moneta unica. Londra non ha ceduto e altri l'hanno seguita. Si deve dunque ripiegare su un accordo tra i 17 paesi dell'Eurozona più altri 6. Crediamo che se steso in modo appropriato ci aiuterà a migliorare il nostro obiettivo, sia quello della governance, ad aumentare la credibilità e le regole per la zona euro. Come sempre devo essere molto aperto e onesto con voi, avremmo preferito certamente un accordo unanime. Dal vertice che si è svolto ad alta tensione è scaturito il principio di mettere vincoli più stretti ai bilanci degli Stati. Ci si è accordati sul fatto che ad amministrare il Fondo Salva Stati e il Meccanismo di Stabilità Europea sarà la Banca Centrale Europea. È un risultato molto buono per la zona euro, molto buono e molto vicino a un contratto fiscale e certamente diventerà la base per una politica economica più disciplinata per i membri dell'area euro e di certo sarà di aiuto rispetto alla situazione attuale. And certainly it's going to be helpful in the present situation. Battesimo del fuoco per Mario Monti. Il premier italiano ha fatto il suo debutto in quello che forse è stato il vertice più intricato dalla nascita dell'euro. Vertice che ha portato a un accordo a metà e che ha probabilmente sancito la nascita dell'Europa a due velocità. E dagli incontri di Bruxelles è scaturito un messaggio molto netto, non solo volontà e fiducia nella difesa dell'euro, ma anche un grosso passo avanti verso la cosiddetta unione di bilancio. Queste sono state le parole del presidente Giorgio Napolitano a commento del vertice di Bruxelles: il passo avanti è verso la cosiddetta unione di bilancio, cioè verso il superamento di una linea di condotta che partendo da Maastricht non ha saputo accompagnare all'unione monetaria anche un'unione economica. Queste sono le parole appunto di Napolitano. Allora, Francesca Izzo, insomma, bellissime le immagini, bellissima, diciamo così, quello che abbiamo visto. Visto l'Europa, il tentativo di salvare appunto l'euro, però ecco, effettivamente nasce un po' un'Europa a due velocità, questo un po' è l'aspetto più preoccupante. Certo, sarebbe, come abbiamo sentito dalle parole di Barroso, sarebbe stato molto meglio un accordo di tutti e 27 i paesi. Bisogna anche dire che l'Europa, la costruzione dell'Europa procede sempre a strattoni e non è mai un processo lineare, ma in questo modo però si sono fatti anche
anche grandi passi avanti. Il fatto che si possa arrivare a un'Europa delle due velocità, questo era anche nel trattato di Lisbona, era presente la possibilità, e questo però ci porta appunto ad avere un po' passo indietro, se vogliamo. Sì, però insomma, diciamo, le cooperazioni rafforzate era previsto, e soprattutto perché intervenire sui bilanci, sulla fiscalità è una cosa fondamentale per tenere l'euro, perché lo stiamo sperimentando. Certo. Quindi anche se l'architettura europea mostra qualche crepa, però io guardo anche l'altra faccia, ed è quella di sostenere l'euro, perché stava subendo insomma, dei colpi. Insomma, un bicchiere mezzo pieno, diciamo. Diciamo così. Senta Francesca, però intanto voglio fare un commento con lei. La Merkel, bellissima immagine, donna dura, però insomma questi euro bond proprio non li vuole. Non c'è niente da fare, anche se Monti dice ci riproviamo. Ci riproviamo, ma bisogna anche dire una cosa, è che si tratta, la Merkel ha un Parlamento e una maggioranza a cui rispondere, e si tratta, e non dobbiamo mai dimenticarlo, cioè noi pensiamo all'Europa come qualcosa di omogeneo, di compatto. No, si tratta oramai, e questo dobbiamo cominciare a renderci conto, che le divisioni europee sono anche divisioni politiche, di interessi. E i governi che ora dominano in Europa, cioè almeno nei paesi che contano, sono governi di centrodestra. Quindi dobbiamo sapere questo e cominciare ad attrezzarci a pensare che la dimensione europea della politica è quella che conta sempre di più. Noi ce ne accorgiamo non tanto bene. No. Allora, intanto però torniamo al Premier Mario Monti, che al termine del vertice ha mostrato un certo rammatico perché avrebbe preferito un accordo a 27, ha precisato comunque che l'Italia ha fatto molto per l'Europa, ha parlato di una settimana italo-europea, insomma, che va avanti dal 4 dicembre, molto intensa, comunque ora c'è una finanza pubblica molto più rigorosa, queste le parole di Monti. Riferendosi poi agli Eurobond, Monti ha detto che seppur non previsti il lavoro in questo senso va avanti, e poi entrando nel vivo proprio della manovra economica italiana che ora ha la Camera, Monti ha detto che l'Italia ha preso misure molto precise che sono state molto apprezzate dall'Unione Europea. Allora sentiamo proprio Mario Monti. L'Italia avrebbe preferito, io personalmente avrei preferito un'impostazione rigorosamente e totalmente comunitaria, con una modifica di trattato, visto che da alcuni veniva ritenuta strettamente necessaria, che fosse a 27. Questo non è stato possibile. Devo dire che mi sono anche dedicato parecchio nei giorni scorsi e questa notte a cercare di trovare vie di mediazione tra le posizioni del Regno Unito e quelle dei paesi dell'Eurozona. E Monti, insieme al presidente francese Nicolas Sarkozy e la cancelliera tedesca Angela Merkel, si rivedranno a Roma a metà gennaio. L'incontro segue il trilaterale del 24 novembre scorso a Strasburgo, quando lo stesso Monti aveva annunciato di aver invitato in Italia per una nuova riunione Merkel e Sarkozy. Ma sentiamo ancora il premier Mario Monti proprio sulla manovra italiana. Il decreto legge adottato domenica dal governo, che contiene, come sapete, misure ad ampio raggio per la crescita, il rigore e in un contesto di equità. Con questo atto, che adesso è all'esame del Parlamento, l'Italia, come è stato detto da varie autorità internazionali, ha fatto la sua parte, ha dato il suo contributo alla soluzione di una crisi dell'Eurozona che non era certo di responsabilità soltanto italiana. Allora, queste le parole di Mario Monti. Francesca Izzo, insomma, le piace Monti, le piace il nuovo governo, cosa pensate di questa manovra? Magari poi entriamo nel dettaglio. La domanda sul piacere, devo dire che fa una certa impressione positiva, evidentemente, a vedere il nostro rappresentante muoversi con questa agio, autorevolezza e credibilità a livello internazionale. Era cosa di cui l'Italia aveva un estremo bisogno. E anche il quadro del governo, che è stato
che è stato messo in piedi in questa situazione così drammatica del Paese, mostra questa stessa dignità, forza, autorevolezza. Devo dire anche nelle figure femminili che sono presenti in questa compagine governativa. Tre dei più importanti di Casteri, non so. Tre dei più importanti di Casteri, certo, il dato quantitativo, non, anche pensando anche alle sottosegretarie, certo, che sono anche loro di grande spessore. E, certo, poi si tratta di vedere quello che viene fatto e come si sa, insomma, il governo è sotto il giudizio anche del Parlamento attualmente. Devo dire che bisogna sempre tenere presente, questo è importante, che è davvero le misure sono per salvare l'Italia e per salvare l'Europa. Cioè, come abbiamo sentito, le cose stanno assieme ed è fondamentale per noi. Allora, insomma, il Partito Democratico chiede maggiore equità. Infatti oggi nelle commissioni bilancio e finanza alla Camera i partiti hanno continuato ad apportare correzioni alla manovra Monti. Per ora sono circa 1.300 gli emendamenti presentati in commissione alla manovra, di cui 600 arrivano dalla Lega, un centinaio sono quelli che arrivano dal PD, ma si tratta di iniziative personali dei singoli deputati. Nonostante appunto la pioggia di proteste, al momento il governo però non sembra voler chiedere il voto di fiducia sul provvedimento. Allora sentiamo quello che ha detto oggi e ancora il relatore per quanto riguarda il Partito Democratico, Pierpaolo Baretta, insomma, quello come sarà appunto l'evoluzione di questo aggiornamento, questa manovra. Allora sentiamo. Baretta, al termine della giornata di oggi in Commissione Bilancio e Finanze facciamo il punto della situazione. Beh, abbiamo fatto una discussione molto buona, molto utile, c'è una condivisione larga della Commissione e dei gruppi politici su alcune questioni condivise che sono state poste al Governo, in particolare la questione della rivalutazione delle pensioni oltre due volte il minimo, l'allargamento della fascia esente per quanto riguarda la prima casa nell'IMU, e la questione dell'impatto che ha la riforma delle pensioni sui cosiddetti lavoratori precoci, sia in termini di allungamento eccessivo della permanenza al lavoro, sia in termini di disincentivi penalizzanti. Altre questioni sono presenti nella condivisione della maggioranza, ma direi di tutti i gruppi. Il governo, diciamo, si è riservato, ha posto la questione della tenuta dei saldi, su quello noi siamo assolutamente convinti che è così, di mantenere in piedi la struttura del provvedimento, non abbiamo nessuna intenzione di cambiare la struttura del provvedimento, si tratta di trovare le risorse necessarie per realizzare questi obiettivi. Alla fine il PD quanti emendamenti presenterà? Il PD presenta qualche decina di emendamenti, sono mi pare attorno al migliaio complessivamente gli emendamenti presentati a tutti i gruppi, ma è stato chiesto dai presidenti a tutti i gruppi di operare una selezione molto, molto stretta. Stasera avremo le ammissibilità, quindi capiremo di quanto viene sfoltito questo numero molto grande, e dopodiché sulla base del numero degli emendamenti ammessi e sulla base delle selezioni i relatori saranno in grado di valutare se ci sono da accogliere e da respingere. L'atteggiamento nostro, dei due relatori della maggioranza, è un atteggiamento di apertura. Cioè, noi non abbiamo un atteggiamento pregiudiziale, valuteremo tutti gli emendamenti. I due punti fermi per noi sono la struttura dei costi, dei saldi e la struttura del provvedimento. Se ci sono emendamenti che non toccano i saldi e non cambiano la struttura del provvedimento e sono ragionevolmente migliorativi, noi valuteremo la possibilità di accoglierli e discuteremo quindi con i singoli gruppi tutto questo. Per fare questo ci vuole del tempo ed ecco perché l'organizzazione dei lavori è molto probabile che vada all'intera giornata di lunedì.
Allora, insomma, avete sentito, insomma, pensioni, ICI, IMU e tantissime altre cose. Francesca Ixo, ecco, dal punto di vista della donna, questa manovra, soprattutto per quanto riguarda le pensioni, insomma, è un grosso carico, no? Dal punto di vista, insomma, della revisione a livello contributivo, soprattutto quando le prime ad essere penalizzate sono sempre state le donne, ecco. Che visione ha, che quadro fa, insomma, e come eventualmente poterla migliorare in questo senso? Dunque, non c'è dubbio, ancora una volta, e nonostante... Donne giovani, bisogna anche dirlo, però insomma le donne. Sì. Devo dire che nonostante delle aperture anche molto nuove da parte del governo Monti, devo dire sia con, ricordo che nelle consultazioni ha voluto ricevere anche una delegazione istituzionale di donne e poi nel discorso al Senato ha parlato di un legame molto stretto tra la crescita dell'Italia e l'ingresso massiccio delle donne al lavoro e poi anche altri segnali da parte del ministro Fornero che si è alzata e ha criticato duramente la delegazione degli studenti che era arrivata senza che ci fosse neanche una donna presente. Tutti questi sono segnali che testimoniano, io dico, di una mentalità europea di questo governo. E quando dico europea intendo dire oramai di quello standard europeo nel quale la crescita e la misurazione del livello di economico, civile, culturale di un paese si misura dalla presenza delle donne nella vita economica, civile, culturale e istituzionale di questo paese. Noi da questo punto di vista l'Italia non stiamo agli standard europei e questo è chiaro. E bisogna dire che le misure prese, i provvedimenti presi da questo governo non vanno in questa direzione. C'è soltanto qualche cosina, cioè quello della defiscalizzazione per le imprese. E poi c'è la questione delle pensioni che porta, appunto, adegua agli standard europei il trattamento pensionistico delle donne. Però le sono messe, ecco, un po' male. Quindi. No, però bisogna fare tutto il resto. Cioè bisogna che, se questo è vero, allora bisogna aprire un grande capitolo, e questa è la ragione per cui noi scendiamo in piazza l'11, cioè bisogna aprire un grande, enorme capitolo del cambiamento radicale del modo come nel nostro paese vengono intese il lavoro, lo Stato sociale, le istituzioni e la rappresentazione delle donne in questo paese. E noi siamo lì a dirlo, poi ne possiamo parlare anche più a fondo, ma questo lo diciamo a questo governo e ai governi che verranno, perché questa è una delle questioni nazionali più rilevanti. E ora, come dire, sono caduti tutti gli alibi. Cioè le donne di questo paese che hanno portato sulle loro spalle il welfare, assicurano la tenuta del paese. Cioè è una cosa straordinaria, senza che questo venga riconosciuto, e cioè si occupano dei figli, degli anziani, dei mariti, fanno il welfare, quello che altrove è un'attività economica remunerata, da noi viene fatto dalle donne. Per il passato c'erano delle piccole compensazioni a questo, come quello dell'andare in pensione prima, ma che venivano pagate caramente perché le persone sono più basse, eccetera. Ora non c'è più neanche, non c'è più nessun alibi e questa situazione non è più tollerabile. Il carico di lavoro delle donne italiane sono 60 ore la settimana, cioè io qua ho dati che noi diremo e che dovrebbero essere noti e arcinoti, che testimoniano di una condizione che pesa sulle donne, però quello che a me preme dire, insomma, che venga compreso, che questo è l'indice di una situazione arretrata del paese. Cioè questo è il punto. Questa condizione, e se non viene affrontata e non viene risolta, questo significa una cosa molto precisa altrettanto, e cioè che l'Italia decide di diventare un paese più piccolo, più povero, più misero e poi direi anche più cupo. Perché è questo, cioè bisogna anche, diventa più cupo. E noi in qualche modo l'abbiamo sperimentato.
Cioè la ragione che ci aveva spinto a noi di Se non ora quando di scendere in piazza il 13 di settembre e 13 febbraio. Di febbraio era stato quello di difendere la dignità, cioè una cosa molto offensiva che è ripetuta contro le donne. E noi avevamo detto allora che quello era soltanto la manifestazione più clamorosa di una condizione, di un disagio, di una condizione sociale che appunto teneva le donne ai margini. Molto più profonda e più, come dire... Più vasta e articolata. E quella era la manifestazione più evidente. E quindi noi possiamo dire che se non viene risolto lì, situazioni come quelle che abbiamo vissuto e che sono state un po' proprio di lesione di dignità e di vergogna, si ripeteranno perché nascono da questo... condizione che insieme è materiale, culturale e civile assieme. E va risolta. Se questo non va risolto vuol dire che l'Italia vuole scivolare via dall'Europa. E questo noi non lo vogliamo consentire. Allora ci ritorniamo fra pochissimo, intanto però insomma CGIL e CISL e UIL hanno scritto una lettera ai Monti per chiedere un incontro urgente sulla manovra in discussione in Parlamento. I segretari delle tre organizzazioni Susanna Camusso, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti hanno scritto al Premier dopo la proclamazione dello sciopero di 3 ore indetto per lunedì prossimo. Il presidente invece della CEI, il cardinale Angelo Bagnasco, ha risposto oggi sulla questione dell'applicazione dell'ICE agli immobili della Chiesa. Se ci sono punti da legge da rivedere o da discutere, non ci sono pregiudizi da parte nostra. Queste le parole del cardinale. Una battuta su questo, perché in questi giorni insomma, abbiamo sentito i costi della politica, però anche lì c'è stato un po' di demagogia, eccetera, eccetera. L'apertura oggi effettivamente del cardinal Bagnasco, giusto o non giusto, ecco, però in fondo anche la Chiesa, come dire, insomma, ha tutta una serie di questioni, cioè fa tutto del bene, no? Quindi, come dire, magari quei soldi potrebbero continuare a essere destinati per... Che ne pensa lei di questa discussione che è stata aperta? Ma devo dire che è stata molto chiarita, devo dire, al di là poi di elementi appunto di polemiche un po' ideologici, che non... ma è stata messa in chiaro, devo dire, in modo molto condivisibile, e cioè è che gli edifici che sono destinati al culto o anche ad attività non profit, quelle devono essere esentate dal pagamento, perché sono rivolte alla collettività e hanno una funzione estremamente positiva da per... Cioè tutte quelle edifici che sono destinati a fini commerciali e che generano utili, questi chiaramente devono... Ma funziona così, il problema è censirli e fare una distinzione giusta. Sono i comuni che dovrebbero... Farlo. Direi che però senza fare grandi polemiche da questo punto di vista, perché credo che non sia il caso. Non è anche forse inutile, forse... Sì, poi la Chiesa ha anche detto che vuole partecipare anche a questo sforzo collettivo a cui il Paese è chiamato. Allora, sempre alla Camera, l'audizione del Presidente di Banca Italia Ignazio Vischio, che nella relazione ha avvertito la diminuzione del PIL perché nella manovra sono contenute le misure che hanno effetti restrittivi sul PIL, stimabili in mezzo punto percentuale nel prossimo biennio, mentre la Corte dei Conti ha parlato di un aumento dell'inflazione. Allora sentiamo proprio Ignazio Vischio oggi alla Camera. Io credo che dopo aver messo in sicurezza i conti bisogna avere un quadro organico ampio nel quale si punti a rilanciare tutti le componenti che sono favorevoli alla crescita. Questo indipendentemente dal fatto che si può avere un risultato per ciascuna di esse immediato o differito nel tempo. Grazie. Beh, la manovra era urgente da definire in tempi rapidi, ha sicuramente degli effetti congiunturali. Questi effetti sono da valutare rispetto ai benefici che può avere nel dare fiducia a chi investe e ha investito in questo Paese, sulla restituzione sicuramente del suo investimento e quindi sulla riduzione possibile dell'onere del debito, che se fosse pari a quella che si è registrata nei 2 giorni successivi all'introduzione del decreto, compenserebbe pressoché totalmente gli effetti negativi sul piano congiunturale. E sentiamo ancora cosa pensa il PD insomma dell'audizione oggi di Ignazio Vischio appunto alla Camera. Si chiama appunto Marco Causi, deputato del Partito Democratico. Sentiamo. Sia Corte dei Conti che Banca d'Italia hanno approvato l'impianto strutturale
delle manovre fiscali di questo provvedimento. Questo provvedimento di Monti sostanzialmente aumenta l'imposizione patrimoniale e cerca di utilizzare qualche risorsa, quelle disponibili dopo l'operazione di risanamento, per ridurre le tassazioni sulle imprese a vantaggio anche del lavoro e dell'occupazione. Questo è bene da fare in Italia, perché le imposte patrimoniali in Italia sono più basse che nella media dei paesi europei e dell'OCSE, quasi un punto di PIL in meno, e quindi anche se naturalmente per tutti gli italiani l'aumento della nuova imposta municipale, quella che una volta si chiamava ICE e da domani si chiamerà IMU, anche se per tutti gli italiani sarà una cosa dolorosa, però è una cosa assolutamente necessaria. È l'imposta meno distorsiva per lo sviluppo, è l'imposta su cui eravamo indietro rispetto ad altre, e ci darà qualche spazio, non solo oggi con la riduzione dell'IRES e dell'IRAP, ma ancora di più domani, se le cose si metteranno per il meglio, per ridurre ancora di più le imposte sul lavoro e sull'impresa. E sempre alla Camera, appunto in Commissione Trasporti, l'audizione del Ministro delle Infrastrutture Corrado Passera, che ha sottolineato l'importanza delle imprese. Se non riusciremo ad attrarre grandi imprese, ha detto Passera, sul nostro territorio avremo dei problemi, perché il lavoro viene proprio dalle imprese. Infine è tornato sulla questione delle dismissioni, auspicando invece soluzioni diverse per risolvere i problemi. Ha poi parlato del grave problema della disoccupazione in Italia, mai così grande, sulla questione delle liberalizzazioni e sulle frequenze TV, sulle quali il governo, ha detto Passera, sta appunto approfondendo la questione. Ma sentiamo proprio il Ministro alla Camera. Il disagio occupazionale nel nostro Paese è molto, non devo dirlo a voi, ma molto elevato. Ecco, noi abbiamo da risolvere insieme un problema forse grande come non c'è mai stato nel nostro Paese da tanti, tanti decenni. Stiamo parlando di molti milioni di persone che da noi intesi proprio Parlamento e Governo, si aspettano novità su questo fronte. Sono state ancora le reazioni del PD proprio all'audizione di Passera. Sentiamo Michele Meta, appunto deputato del PD, che fa parte appunto della Commissione Trasporti. Sentiamo. Cosa ha colto nell'audizione del ministro Passera? Tante cose, ma innanzitutto la sensazione di trovarci di fronte a un interlocutore serio, affidabile e competente, che ha messo al centro la crescita, lo sviluppo, che significa appunto rilanciare tutta l'industria del trasporto, dalla cantieristica a quella aeronautica, alla produzione di bus, ma anche molta preoccupazione sui destini del trasporto pubblico locale. C'è uno sforzo del governo, ancora bisogna fare di più per trovare le risorse che furono tagliate dai precedenti governi, e soprattutto c'è questa bella novità sulle regole, la nascita dell'autorità sui trasporti, che è un fatto importantissimo per regolare, diciamo, in modo autonomo e terzo un'attività di vitale importanza. Santa Francesca, è vero, Passera ha parlato soprattutto di trasporti, ma anche della questione, insomma, della disoccupazione. Questo è un po' l'altro male che colpisce l'Italia. Vi ricordiamo, giovani e donne, insomma, ormai è diventato proprio questo, anche questo mantra. Un mantra, esatto. In questo senso, insomma, saranno molte forse le giovani che saranno in piazza domenica in tutta Italia, giovani donne che hanno studiato, super competenti, ma anche quelle che hanno avuto meno fortuna, che però si trovano in questo momento a non avere lavoro e soprattutto ad averlo perso, perché in questo momento, insomma, la crisi si sta facendo sentire in maniera molto molto forte. Sì, io spero e mi auguro e invito tante ad essere in piazza dovunque questo è possibile, in molte zone, sia a Roma, in molte zone d'Italia, in molte città d'Italia, perché davvero questo è una dei drammi anche più grandi del nostro paese, cioè una disoccupazione delle donne, e anche la precarietà, anche le donne che hanno un lavoro e ce l'hanno in questo modo precario, che colpisce certo tutti, la precarietà del lavoro colpisce tutti, ma le donne in modo particolare, perché impedisce loro di programmare il futuro e anche la maternità. Non a caso il nostro paese è il paese dove abbiamo questa situazione paradossale, il più basso tasso di occupazione femminile accoppiato al più basso tasso di natalità in Europa, e non solo in Europa. Quindi è tutto davvero, legato, chiaramente. È tutto legato, cioè sono delle forme di perversione. Io però volevo appunto, certo, sentendo
il ministro Passera, competente e consapevole di che cosa si sta giocando in questo paese, siamo arrivati proprio davvero sull'orlo del baratro, quindi diciamo l'irresponsabilità di chi li ha preceduti da questo punto di vista, ma e quindi ad apprezzare, però mi verrebbe da dire che è importante pensare alle infrastrutture materiali di questo paese, cioè quindi trasporti, strade, ponti, grandi, però le infrastrutture sono anche le infrastrutture sociali, che sono un grande investimento, non sono una spesa, pensare a un grande piano, non solo per gli asili, per rimettere in sicurezza le scuole in Italia, e renderle anche belle e accoglienti perché i nostri figli possono andarci con piacere, che non è una cosa da poco. E lo dico, insomma, lo so, insomma, facendo la docente, che colgo la differenza di fare lezione, avere in un luogo piacevole invece in un luogo triste. E per me e per gli altri, per gli studenti. Ma con questo l'Italia c'è un certo ritardo, una certa... Enorme, c'è un patrimonio... Un degrado, un degrado, grande piano. E poi le infrastrutture sociali, gli asili nido, i centri per gli anziani, appunto, che infrastrutture sociali che creano lavoro. Bisogna pensarli in questa ottica, non pensarli come spesa, ma come investimenti, e investimenti che danno occupazione e che rendono possibile il nuovo lavoro. Mi sembra un'ottima cosa, poi ci ritorniamo. Intanto il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a Napoli per inaugurare un convegno organizzato dalla Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, evento che conclude un ciclo di celebrazioni e dedicato all'Accademia dei Lincei al 150° anniversario dell'Unità d'Italia, ha detto che presto arriveranno anche misure per il Sud. Vediamo il servizio. Presto arriveranno misure per il Sud. Ad annunciarlo è il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, proprio da Napoli, dove ha partecipato ad un convegno della Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, inserito all'interno delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. All'uscita dall'incontro il Presidente si è fermato a parlare con un gruppo di disoccupati che manifestava al grido di lavoro e ha annunciato misure in arrivo per il Sud. Ci saranno iniziative, per quello che io so, tra non molti giorni, che metteranno a fuoco gli intendimenti del governo e delle regioni del Mezzogiorno su prospettive di impiego di fondi europei e di sviluppo di iniziative nel Mezzogiorno. Il capo dello Stato ha poi incontrato il sindaco Luigi De Magistris, il presidente della regione Stefano Caldoro e una delegazione dei sindacati. Veniamo a Roma, un pacco bomba esploso in un'agenzia di Equitalia in via Andrea Millevoi, la Cecchignola, intorno alle 12.30 di oggi. Il plico, una busta imbottita, era stato recapitato via posta, indirizzata al direttore generale di Equitalia, Marco Cuccagna, che è rimasto ferito ad una mano. Ha perso una falange, ma è stato ricoverato all'ospedale Santo Eugenio. Secondo i primi accertamenti, il plico sarebbe stato spedito da Milano mercoledì scorso. La sede di via Millevoi è stata poi evacuata per controlli ulteriori approfonditi, sui quali sta indagando appunto la Digos e gli agenti della Polizia Postale. Si ipotizza un collegamento con il pacco di mercoledì alle Deutsche Bank, si segue la pista anarchica. Immediata è stata la solidarietà del Premier, che Monti in una nota ha sottolineato come Equitalia abbia sempre svolto e continua a svolgere esclusivamente il proprio dovere nel pieno rispetto delle leggi, una funzione essenziale per il funzionamento dello Stato, senza la quale non sarebbe possibile erogare servizi ai cittadini e alle loro famiglie. Solidarietà anche dal Ministro dell'Interno Cancellieri per il vile attentato, e poco fa c'è stata anche la rivendicazione da parte degli anarchici, che hanno detto siamo stati i noi. Bene, questo insomma è un aggiornamento che poi insomma vedremo nel corso della puntata se ci saranno ulteriori aggiornamenti. Intanto però andiamo appunto a quella che è un po' l'appuntamento clou di questa settimana, dopo il vertice europeo ovviamente, cioè l'Italia, l'appuntamento con le donne, se non ora quando, torna in piazza per il prossimo 12 dicembre, e tante le manifestazioni, vediamo lo spot. Care donne, che eravate con noi in piazza il 13 febbraio per la dignità e il rispetto. Care tutte le altre, italiane per nascita o per scelta. Care donne, singolari e plurali, diverse una dall'altra, sorelle, compagne, amiche. Care donne che non hanno perso il coraggio, la voglia di esserci, il progetto di contare. Siamo di nuovo qui tutte unite, perché unite siamo una forza. Noi siamo quelle che tengono insieme affetti e lavoro, cura e responsabilità, libertà e senso del dovere.
Noi siamo quelle che il diritto di essere cittadine se lo guadagnano giorno dopo giorno. Per questo abbiamo deciso di tornare in piazza. Non si può uscire da una crisi economica, politica e morale senza le donne. In questo passaggio così difficile non ci tireremo indietro. La credibilità dell'Italia e il suo futuro dipendono molto dalla partecipazione delle donne. Lo sviluppo dipende dalle donne. Democrazia vuol dire donne e uomini insieme al governo capaci di far parlare le loro vite diverse. E ci dovrà essere democrazia nelle aziende, nelle banche, nelle istituzioni, nell'editoria, nelle scuole, nell'università. E che nessuno ci venga a dire che questo non è il momento. Per anni abbiamo votato una rappresentanza irregolare, composta da una maggioranza schiacciante di uomini. Abbiamo votato in cambio di niente. Infatti questo paese non ci somiglia, non ci racconta. Ma adesso basta. Adesso e in futuro attenti. Una donna, un voto. Quando saremo chiamate a dare il nostro voto, lo daremo su programmi concreti. E sulla certezza dell'impegno del 50% di donne al governo. E voi uomini che ci avete seguito nelle piazze del 13 febbraio, credetelo, la nostra forza sarà anche la vostra. L'11 dicembre, se non ora quando, torna in piazza con le sue idee e le sue proposte. Per dire che senza una presenza forte e autonoma delle donne non ci sarà un vero cambiamento. Mai più contro di noi. Mai più senza di noi. È ora di cambiare. Bellissima immagine, insomma, donne che lavorano, che hanno una storia, che fanno il successo anche del nostro paese, non soltanto in Italia ma anche all'estero. Allora, ma perché tornate in piazza? Perché soltanto adesso? Perché solo? Cioè, molti si aspettavano forse che ci sareste tornate prima, no? Beh, ma noi non siamo state con le mani in mano fino adesso. Abbiamo lavorato in questi mesi, dal 13 febbraio, e mica solo noi, in tutta Italia sono nati oltre 120 comitati, li abbiamo anche riuniti a Siena quest'estate, e un lavoro capillare di radicamento, perché questo movimento può dare i suoi frutti soltanto se non rimane qualcosa di fluttuante, cioè di momentaneo. E abbiamo continuato molto a lavorare. E però abbiamo deciso di scendere in piazza proprio ora, in un momento così difficile per il nostro paese, perché, come hanno detto tutte queste splendide donne dello spot, che il cambiamento non può fare a meno delle donne, e che davvero qui si gioca una partita cruciale per il nostro paese. Noi parliamo intorno su un ragionamento che ho fatto prima, ma che è fondamentale, perché non va equivocato. Noi parliamo delle donne, ma parliamo del paese. Qui era il 13, si era stabilito questo, ed era stato capito da tanti, da migliaia e migliaia di persone che sono scese in piazza, che parlando di noi parlavamo della nazione, si era creato un rapporto stretto tra le donne e la nazione italiana. Quel nesso lo riproponiamo oggi, anche se non sembra così immediatamente leggibile, ma è proprio fondamentale. La crescita, lo sviluppo di cui abbiamo sentito echeggiare le parole, questi termini nel discorso di Ignazio Visco, nel discorso di Passera, ecco, passa attraverso le donne. Se l'Italia ce la fa, se l'Italia vuole tornare ad essere, e può diventare ad essere, perché noi abbiamo fiducia nell'Italia, un grande paese europeo che determina anche i destini dell'Europa, tutto questo lo può fare se fa affidamento alle donne. Perché mi viene da dire una cosa banale, ma che, insomma, la Germania è grande e la Merkel ci ricorda ogni 2 secondi. Ogni 2 secondi, anche perché in quel paese è pieno di asili nido,
di centri per anziani, le donne lavorano, così come succede nel resto d'Europa. C'è un welfare molto forte. Insomma. Le donne sono sostenute. Le donne sono sostenute e ci sono e sono nelle istituzioni. Insomma, è ora di iniziare pure in Italia. Beh, se l'Italia vuole fare questo passaggio e questo cambiamento, e lo dobbiamo fare, perché o scivoliamo indietro, ma davvero scivoliamo indietro, o lo facciamo, questo la nazione lo deve capire, il paese lo deve capire, e noi proviamo a dirlo. Molti ci hanno detto, ma perché proprio adesso tornate in piazza? Non è fuori tempo. Questo è il momento, questo è il tempo, e noi lo diremo in tutti i modi, in tutte le piazze, in tutti i luoghi possibili. Ci dovranno ascoltare. Allora, vediamoci un altro spot, insomma, di questo bellissimo appuntamento, ancora con le protagoniste, vediamo. Allora, questa volta però la storia delle più giovani, insomma, che sognano un futuro, e mi sembra anche giusto. A proposito, insomma, come si accoglierà questo appuntamento, che poi tra l'altro vedrà, insomma, manifestazioni in tutta Italia? E poi volevo ricordare che al centro ci sarà anche il ricordo della tragedia di Barletta, dove, lo ricordo, hanno perso la vita quattro donne, una giovane donna, una ragazzina di 13 anni, insomma. Ecco, allora quale sarà il messaggio, e soprattutto come si articoleranno questi appuntamenti? Beh, gli appuntamenti sono vari e anche diversi, nelle piazze, in luoghi chiusi, con flash mob, ma ci sono molte città grandi, da Torino, Genova, Venezia, ci sono appuntamenti rilevanti, e poi una miriade di città medie e piccole. E quindi ricopriremo di nuovo tutta l'Italia. E a Roma è l'appuntamento clou, anche nazionale, cioè verranno molti anche da altre città a Roma. E io adesso vorrei proprio invitare tutte e tutti, così come è stato il 13 febbraio, ad essere presenti, perché saranno le piazze della presenza delle donne che vogliono appunto dare un futuro all'Italia. E lo faremo insieme, lo faremo come è la nostra cifra, con discorsi importanti, seri, impegnativi, con le canzoni. E a Roma ci sarà un'orchestra con 50 elementi, con la grande musica bella del melodramma italiano, e non solo, perché a noi piace anche dare il segno della bellezza che questo paese ha. Insomma, lo ricordiamo, forse uno dei più belli, insomma, dal punto di vista artistico, architettonico, insomma, soprattutto naturalistico. Quindi, insomma, io ringrazio Francesca Isto, grazie a voi, dico, saremo anche noi. Tra l'altro, lunedì faremo un'ampia sintesi di questa giornata, insomma, di questo 11 dicembre, dove le donne tornano in piazza, tornano se non ora quando, proporremo anche una buona parte dei dibattiti. Grazie ancora Francesca Isto, noi ci ritroviamo naturalmente lunedì con più di oggi, però continueremo appunto a seguire quello che succede alla Camera con il diario della manovra sul nostro sito www.udem.tv. Grazie per averci seguito, un buon weekend e ci ritroviamo la prossima settimana. Buonasera.